Incontro a Belvedere per la sindaca uscente Cecilia Francese. Numerosi gli interventi annunciati per il quartiere, soprattutto sul fronte della vivibilità degli spazi, un tema sul quale i cittadini in più occasioni hanno chiesto interventi mirati da parte dell'amministrazione. Belvedere è una città di 15.000 abitanti, quello che lamenta sempre Belvedere, tu sai, non hanno una piazza, c'è il centro polifunzionale che deve venire, la nuova parrocchia, per cui finalmente oggi noi abbiamo un terreno, che è il terreno degli ex eredi Barra, e quindi in quel terreno qui abbiamo una planimetria, se la puoi far vedere. In questo terreno noi abbiamo pensato di metterci la scuola Kennedy, dove abbiamo avuto un finanziamento di circa 300.000 euro, soldi che già sono le nostre casse, per la progettazione, ed è partita già la gara, che ci permetterà poi di avere un finanziamento di 5 milioni e mezzo per fare la nuova scuola Kennedy. In quell'area poi ci metteremo anche il centro polifunzionale, perché tu sai che il progetto è stato ammesso, non è che abbiamo perso i soldi, non è finanziabile nella prima annualità, ma sicuramente nella seconda. E poi c'è la parrocchia nuova, il centro parrocchiale, di cui spesso parla Don Massimiliano, che tu sai c'è stato un ricorso vinto al TAR, e quindi quel terreno va per la comunità, dove oltre alla chiesa nuova ci saranno degli interventi per il recupero dei ragazzi, campetti, spazio per gli anziani. Quindi diamo un volto nuovo a questi quartieri dormitorio. Purtroppo questo è il dramma della 167 cooperative senza servizi, e anche una parte destinata alla piazza famosa di Belvedere. L'altro grosso problema è il prolungamento della Monsignor Vicinanza con via Caserta, che collega con Bellizzi, e lì praticamente è stato già individuato nel PUC, ci sta questa strada, e sarà molto più facile poter proseguire successivamente per realizzarla. Quindi questi sono i grossi problemi, diciamo. Poi è chiaro, il rifacimento delle strade, qualcosa l'abbiamo già fatta, ma con la prossima amministrazione, con la possibilità di fare mutui, potremo fare tanti altri interventi su questo quartiere, un quartiere che per anni è stato abbandonato, ma è una grossa realtà per vedere. E poi ci sta questa rotatoria che praticamente lo taglia rispetto a Battipaglia. Quindi piano piano, insomma, si cerca di dare un volto nuovo alla città.